Nella mattinata di venerdì 11 ottobre, presso la Sala Cirillo di Piazza Matteotti, si è tenuta la conferenza stampa su strade e piano strategico. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, il consigliere delegato alle strade Raffaele Cacciapuoti, il consigliere delegato al piano strategico Giuseppe Tito e il direttore generale Giuseppe Cozzolino. Il consigliere Raffaele Cacciapuoti ha reso noto che negli ultimi 2 anni sono stati eseguiti lavori per la viabilità e la messa in sicurezza stradale nei comuni dell'area metropolitana, per oltre 50 milioni di euro. I lavori hanno interessato l'intera tratta stradale di competenza. In conferenza stampa sono stati poi resi noti gli impegni di spesa per i prossimi 3 anni, che rientrano nei finanziamenti previsti dal piano strategico metropolitano. Va infatti ricordato che Città Metropolitana di Napoli, nel novembre 2018, ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del piano strategico triennale e avviato il processo di pianificazione strategica generale volto a individuare la strategia complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano. Il piano strategico ha tra le sue linee guida, in primo luogo, proprio l'ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell'offerta dei servizi pubblici. Il piano è finanziato grazie all'avanzo di bilancio, reso disponibile dalle nuove norme in materia di finanza locale, che per la città metropolitana di Napoli è di 388 milioni di euro. Proprio per la parte inerente all'ottimizzazione delle reti di comunicazione, nel corso della conferenza sono stati presentati nuovi progetti che consentiranno di investire circa 72 milioni di euro per le annualità 2019-2021. I 72 milioni di euro saranno impegnati per migliorare e potenziare le arterie metropolitane e per favorire la viabilità a beneficio dei cittadini. Questa manna dal cielo che è di 389 milioni, la festa è iniziata con te, quindi il sindaco ha detto che in effetti saranno i settori, questi qua viali, tutti quanti interessati, poi continueremo con la scuola. Quindi tu in primis a spendere questi soldi, li spenderai sicuramente bene e i sindaci dovrebbero spendere subito. Una manna dal cielo, usando la tua definizione, ma molto pregata. È una manna dal cielo, è un obiettivo che abbiamo fortemente sostenuto, il sindaco in prima persona. Siamo riusciti ad ottenere questa giusta rivendicazione, che era l'utilizzo dell'avanzo libero dell'amministrazione. Dei 380 milioni, noi circa 300 li abbiamo deciso, il Consiglio all'unanimità, di darlo appunto ai comuni con una quota parte di 100 euro ad abitanti. Gli altri 80/100 milioni di euro li spendiamo su funzioni fondamentali, strade, scuole, ambiente e quant'altro. Stamattina abbiamo presentato quelle che sono le idee progettuali per le strade. Abbiamo altresì fatto vedere in questo biennio 17-18, parte del 19, quello che abbiamo svolto. Abbiamo rappresentato alcune opere fondamentali, tra cui la riapertura di uno svincolo mai messo in esercizio, quello da Brumonevano verso la perimetrale di Merito, ma abbiamo altresì annunciato che dei 72 milioni di euro che abbiamo utilizzato nel piano strategico, 25 milioni e 22, 19, 20 e 21, noi interesseremo tutte le arterie metropolitane, con attività che interessano in primis la sicurezza stradale e poi le opere di salvaguardia, vale a dire anche manutenzione del verde, pareti rocciose e quant'altro. Quindi un lavoro fatto in maniera certosina dalla direzione tecnica, a cui vanno i miei ringraziamenti, ma tutta la struttura di Città Metropolitana, dalla direzione generale a quella strategica e all'ultimo dipendente, tra virgolette. Perché è un gioco di squadra, io dico sempre che da soli si fa prima, ma insieme si fa di più e noi stiamo facendo di più. Quali sono gli interventi previsti per le isole? Per le isole sono gli stessi interventi previsti per la terraferma. Noi parliamo di accordi quadro che interesseranno, ripeto, tutte le arterie metropolitane, tra cui anche quelle delle isole, Capri, Ischia e Procida. Tutte le strade provinciali, ognuna per il proprio comparto, avranno stanziamenti uguali nel triennio, ripeto, 72 milioni di euro. Consigliere, la città metropolitana verrà, tra virgolette, in soccorso anche dei comuni, perché oltre ai lavori di propria competenza sulle strade, in questo caso di propria competenza, darà anche fondi ai comuni per intervenire su strade di competenza comunale. Assolutamente sì, come dicevo, perché nei 300 milioni di euro che noi abbiamo stabilito di dare ai comuni, i comuni hanno scelto loro le attività finanziabili, ci sono per la maggior parte.
maggior parte anche le strade dei comuni. Comuni che conosciamo lo stato economico degli enti locali in sofferenza, non avrebbero mai potuto mettere in sicurezza o fare una nuova strada attraverso l'utilizzo dell'avanzo libero con le procedure dovute, riusciranno finalmente anche i comuni con fondi metropolitani a mettere in sicurezza le proprie arterie, quelle comunali. Il sindaco non l'ha detto, tu lo hai accennato, è stata una guerra per recuperare questi soldi, lui ha parlato anche di una guerra giudiziale, ci vuoi dire qualcosa in più? Assolutamente sì, perché vi era una diversa visione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Rispetto ai vincoli di bilancio che imponeva il patto di stabilità, il sindaco, con interpretazioni normative, giuridiche, ma anche costituzionali, è riuscito a far valere la propria interpretazione, ma quella di tutto il Consiglio, attraverso il quale gli enti pubblici non sono delle società per azioni. L'utilizzo dell'avanzo libero deve far sì che deve essere a supporto di tutti i comuni e quindi non dobbiamo fare un dividendo per i soci, bensì dobbiamo dare soldi alle comunità per funzioni fondamentali dettate dalle linee strategiche metropolitane. Se vuole mi risponde, mi risponde, no no, il sindaco ha detto che non si finanziano fiere, sagre ed altre, non va a parlare di mozzarella, voglio dire, anche i prodotti tipici sono, voglio dire, una strategia di sviluppo per i nostri territori, per la campagna Felix, quindi io non direi la sagra così, ma lo sviluppo dei prodotti, come lo è stato per la pizza, potrebbe essere per la mozzarella e per tanti altri prodotti nostri, come quelli dell'agricoltura. Il sindaco, no, io rispondo tranquillamente che penso di interpretare la volontà di tutti. Attraverso l'utilizzo dei fondi del piano strategico noi non faremo, tra virgolette, la sagra della mortadella, come l'ha definita lui, ma accanto al piano strategico, ovvero con risorse di bilancio proprie, Città Metropolitana, come ha fatto fino ad oggi, finanzierà anche quelle idee progettuali meritevoli dello sviluppo economico e sociale. Ne è un esempio il premio Bruni, che va sempre più istituzionalizzato, e l'impegno di Città Metropolitana di finanziare nuovamente il premio Bruni, che non è il premio della mortalità. Grazie.